Ritratto rosso Elisabetta Catalano, guarda Federico Fellini, è una mostra che restituisce attraverso la fotografia il rapporto tra questi due grandi interpreti dell'immagine, in cui l'immagine stessa diventa strumento per catturare attimi, atmosfere, sensazioni e per raccontare storie. Attraverso le bellissime fotografie, alcune delle quali inedite, è facile intuire quanto la Catalano fosse anche un interprete di straordinaria sensibilità nel raccontare puntualmente il processo creativo di un film. Una sensibilità che è dovuta in parte al suo rapporto con il mondo dell'arte e degli artisti, non soltanto per essere lei stessa un artista, ma per aver documentato attraverso i suoi scatti intere generazioni di artisti dagli anni 70 in poi. Celebri sono i suoi ritratti di un'intera generazione di fama internazionale, da Gilbert and George, Beuys, De Dominicis, Fabio Mauri e tanti altri ancora. Ma il rapporto di Elisabetta Catalano con l'arte filtra anche attraverso quelle che sono le sue scelte stilistiche e compositive, che affondano nella grande tradizione ritrattistica di tutti i tempi, come ci racconta Laura Cherubini, che per la mostra ha curato la ricerca scientifica e iconografica assieme a Raffaele Simongini. Elisabetta era stata anche la compagna di un artista, Fabio Mauri, e comunque aveva sempre frequentato per tutta la sua vita e continuato a frequentare il mondo dell'arte. Quindi da questa vicinanza con i pittori le veniva questa anche pittoricità del ritratto, diciamo, ispirato in qualche modo sia ai busti romani, questo lei me lo disse più volte, come si vede perfettamente nelle bellissime foto di set di Satyricon, del Satyricon di Fellini, e sia ispirata alla grande tradizione del ritratto pittorico del 500, del 600, a cui lei indubbiamente guardava come modello. Quindi la foto tipica di Elisabetta all'inizio è questa foto a mezzo busto, molto impeccabile, molto perfetta, molto precisa, con le luci giuste, in genere all'inizio in bianco e nero, e con alle spalle questi fondali che erano cilestrini, verdastri, rosati, tutti marezzati, che però anche nel bianco e nero definivano un fondo molto particolare, che ora noi ritroviamo qui in mostra, quindi in qualche modo chiudiamo il cerchio. Questa collaborazione è andata avanti tutta la vita ed è andata avanti proprio sull'idea del ritratto. Qua vediamo, per esempio, c'è stata questa selezione di ritratti di Fellini, e qui spesso era Elisabetta a chiedere a Fellini di andare in studio per fare il ritratto. Lei era proprio ritrattista nel senso pieno del termine, e poi ci sono le foto dei set dove invece era Fellini a chiamarla per dire di andare a lavorare, invitarla su un suo set. E quindi la scelta è stata sui più iconici ritratti di Fellini, che sono veramente molto belli, molto importanti, e in cui lui si riconosceva, come mi raccontò la segretaria di Fellini, Fiammetta Profili. Lui, quando si riconosceva solo nei ritratti di Elisabetta, si ritrovava nei suoi ritratti, era felice, si vedeva come lui voleva vedersi, e perché in qualche modo Elisabetta faceva su di lui quello che lui faceva sugli altri nei suoi film. Il momento di connessione è proprio sul volto, sulla faccia, sull'idea del ritratto. Fellini giovane a Rimini aveva fondato la bottega del ritratto, il suo cinema è tutta una questione di facce, la grande attenzione alle facce del cinema di Fellini, e quindi chiaramente non a caso la ritrattista fa in fotografia un ritratto analogo. Gli
L'ispirazione alla tradizione classica del ritratto è particolarmente evidente nei bellissimi scatti che la Catalano crea per il film Fellini Satiricon, a cui è dedicata una sezione della mostra. Luci, colori, tagli e pose mettono in evidenza l'espressività dei volti, che ricorda da vicino proprio la ritrattistica romana. In questi scatti la Catalano sembra cogliere appieno il senso del film di Fellini, la doppia accezione del termine latino persona, che indica contemporaneamente il personaggio e la maschera.